A soli 6 giorni dall'inizio dell'anno scolastico, previsto per lunedì, i sindacati denunciano la mancanza di 400 insegnanti nella nostra provincia. Oggi le ultime assegnazioni del posto da bidello, 600 convocati per 180 incarichi. Un ecuadoriano è stato arrestato per spaccio nella sua abitazione di Via Colombo in città. A tradirlo, il continuo via vai dei tanti clienti che ha insospettito i carabinieri. Il sindaco di Castel San Giovanni, Lucia Fontana, lancia l'ipotesi di fusione con Borgonovo e trova subito il consenso del collega borgonovese Pietro Mazzocchi. Si ipotizza già il nuovo nome. A memorie piacentine, nel TGL+, l'architetto Manrico Bissi svela la storia dell'ex macello di Piacenza, oggi Urban Center. La Serie B resta a 19 squadre. Piacenza e Pro attendono ora i gironi e i calendari di Serie C. Intanto il Piace prosegue con la preparazione. Il difensore Davide Bertoncini punta un anno di riscatto.